Partiamo subito con le news di Pokémon Unite, seguite da Pokémon Spada e Scudo. Wow, addirittura giallo in si progetta, wow. In arrivo GTA su Nintendo Switch, top. Ok, c'è uno sconto per quanto riguarda Nintendo Switch OLED. Che belli quei Joy-Con che ho visto. È stata annunciata una nuova espansione di carte Pokémon. Oh, un nuovo personaggio che è per Super Smash Bros. Ultimate. Un altro qua, questo, è stato rivelato questo tweet. Game Boy Color, quanti ricordi questi Game Boy? Quanti bei fondi. Esatto. Cambio Game Boy, vendeli. No, Metroid Dread. Metroid Dread, un nuovo gioco che è stato annunciato ed è stato anche provato. Wow, addirittura l'ora bisogna comprare, l'ora. Ciao a tutti ragazzi, io sono Mattia delle Lemoli e benvenuti in questo nuovo video news. Allora, oggi ho un bel po' di news da dirvi, a partire anche dai Pokémon. C'è la finestra dietro di me, fa parecchio luce, rimetto così. Così va un po' meglio. Allora, innanzitutto sono state rilasciate news per quanto riguarda un nuovo gioco Pokémon, non della serie principale. È stato leakato un nuovo gioco che non si conosce appunto nulla, però non è della serie principale perché non è stato annunciato da Game Freak, ma da Pokémon Company, se non mi sbaglio. E quindi staremo un po' a vedere cosa ne uscirà. Un'altra cosa che ci tengo a dirvi è che la serie Pokémon animata è stata in pausa per una settimana, per un weekend ed è già ritornata. Un'altra cosa che vi dico è che lunedì scorso ci sono stati tutti i social KO, nel senso che non si poteva accedere a nulla. È stata anche una notizia da TG, per esempio Facebook e Instagram non mi facevano nemmeno caricare la pagina. Appena accedevo WhatsApp non mi partivano i messaggi, quindi è una cosa che praticamente ne hanno risentito un po' tutti. Io pensavo fosse un mio problema, invece no, è stato a quanto pare un problema di tutti, non so, magari è un problema d'hacker. Un'altra cosa che ci tengo a dirvi è che è stato rilasciato un ultimo personaggio di Super Smash Bros. Brawl, dove è stato provato per 45 minuti in un Super Smash Bros. Direct. Questo personaggio è Sora di Kingdom Hearts e quindi si presume esca un gioco di Kingdom Hearts apposta per Nintendo Switch. È da tantissimo tempo che non abbiamo questi giochi, soprattutto non da Nintendo ma da PlayStation, e quindi speriamo che esca questo gioco. Altre news, fatemi pensare, altre news che l'Italia ha giocato la Nations League, abbiamo perso, ci siamo mangiati anche un bel po' di occasioni, abbiamo anche potuto vincere e quindi adesso dobbiamo giocare la partita domenica per il terzo e quarto posto. Un'altra cosa che ci tengo a dire, fatemi pensare che news ci sono, insomma, che non mi ricordo. Non mi ricordo mai la news che devo dirvi. Eccomi qua con nuove informazioni. Adesso fresche fresche. Allora, un'altra informazione che ho è che proprio oggi, venerdì, dovrebbe uscire su Netflix il Pokémon Coco, il Pokémon Film Coco e i segreti della giungla. E tramite questi dovrebbero esserci due codici. Collegandosi alla newsletter, dovrebbero esserci due codici per riscattare i seguenti Pokémon: Zarud e Celebi Cromato, scusate. E l'ultima news che ci tengo a dirvi è che se comprate i biscotti Ringo, buonissimi, potreste vincere anche la PlayStation 5. Quindi, se non conoscete, immagino che tutti li conosciate, questi biscotti perché sono troppo buoni. Prendete i biscotti Ringo e magari avrete la possibilità di vincere una PS5. Ho visto la pubblicità, quindi boh, magari non è neanche vero. Però magari provatecela, alla fine
i biscotti ve li potete mangiare. Vabbè, queste qua erano le news per quanto riguarda i Pokémon e Nintendo. È stata fatta provare ad alcuni youtuber, big youtuber, ecco, chiamiamoli così, videogiocatori, la Nintendo Switch OLED insieme a Metroid Prime, e sembra una bellissima console e un bel gioco, quindi aspettiamo e presto uscirà. Va bene, io vi lascio le news per PlayStation, ci Eccomi vediamo qua. qua, parto subito allora. Netflix, prezzo in aumento in Italia, è ufficiale. Poi Horizon 2, multiplayer, in arrivo. New World di Amazon, è un successo. Poi Ex Killer, Open World, Western e Cyberpunk. Poi FIFA 22 vs Football, c'è davvero partita, parliamone. Poi, perché God of War Ragnarok è stato rinviato al 2022? Wow, quindi si è rimandato questo gioco. Poi, Ghost Recon Frontline, nuovo Battle Royale. Far Cry 6, recensione Open World. Nintendo Switch OLED, recensione, ne vale l'acquisto? Poi, Metroid Dread. Recensione Metroidvania e Horror. Monitor da gaming top gamma G7, G9, nuovo confronto. E per ultimo abbiamo Battlefield 2042. Vi piace la beta? Guerra e di distruzione. Ok, queste qua sono le news su PlayStation. Vi rilascio la reaction. Eccoci qua, ragazzi, con la reaction. Questo qui è Final Fantasy Origin. Vediamo un po' di che cosa si tratta. Final Fantasy però non si smentisce mai, Non si smentisce mai, devo dire. Carino, dai. Passo al prossimo. Allora, è stato provato il nuovo gioco di Metroid, che è questo. Vediamo un po' com'è. Metroid Dread, che è un horror. Wow, carino come idea. Sembra bello come gioco. Vediamo un po'. Ok, carino, dai. Questo qua ovviamente è quello che uscirà. Passo al prossimo. È stata provata anche la Nintendo Switch OLED. Eccola qui la nuova Nintendo Switch che uscirà, che a me sembra uguale a quella che è già uscita. A me sembra. Però forse c'è uno schermo più luminoso. Forse. Oh. Super Mario Odyssey. Non sembra male però. Ah, questa qui è quella che. Ah, va bene anche per. Ah, si possono anche scambiare. Ok, scusate, allora che senso ha? Boh. È stata fatta anche una recensione che non ho ancora guardato.
guarderò, la guarderò. Ah, qual è la differenza? Che c'è uno schermo più luminoso, ha i colori più definiti. Passo avanti, top. Wow, vediamo un po'. Bello! Sembra molto 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 bello. Andiamo un po' avanti. Ah, ok, questo qui è un gioco. Wow! Insomma, avete visto? C'è qualcosa di spettacolare. Si vedono molto bene i giochi. Se il video vi è piaciuto spolliciate, se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Matteo e Ciao!